Silverstone, ottava tappa del mondiale. Curve veloci che scaricano molta energia laterale sugli pneumatici e asfalto piuttosto abrasivo. Silverstone è una pista molto impegnativa per le gomme e per questo Pirelli ha scelto di portare qui la combinazione hard e medium. A un'ora di distanza da Silverstone, a Didcot, ha sede il centro logistico di Pirelli. Qui arrivano le gomme prodotte per ogni gara nella fabbrica di Eastmead. Ognuna è identificata da un codice a barre unico fornito dalla Federazione Internazionale. Ma chi decide quali sono le gomme che ad ogni Gran Premio verranno assegnate a ciascuna vettura? L'elenco completo di questa serie di numeri viene spedito ad un funzionario FIA. Il delegato assegnerà poi, a caso, i codici a barre e quindi ogni singolo pneumatico alle diverse vetture. Pirelli è completamente esclusa da questo processo, gestito unicamente dagli organi di governo della Formula 1. Una volta sul circuito, le gomme vengono poi montate sui cerchi, di proprietà delle squadre, nel rigoroso rispetto della lista redatta dalla federazione. Questo processo garantisce che tutti gli pneumatici ricevuti da ogni pilota siano identici. Torniamo adesso a Silverstone. Le elevate velocità raggiunte e la notevole energia scaricata sugli pneumatici sono le caratteristiche principali di questo circuito. Nelle sezioni più lente e più tecniche del tracciato è la trazione ad essere molto sollecitata. Ciò avviene in particolare nelle fasi di accelerazione combinata, quando in uscita di curva si sterza e si accelera contemporaneamente. La coppiata hard e medium è quindi ideale per questo Gran Premio.